frutto dell'induismo e la divisione della società in caste che ha impedito per secoli e secoli lo sviluppo sociale ed economico dell'India, perché l'appartenenza ad una casta era addirittura ereditaria e dunque senza via d'uscita fino alla morte, e dunque nessuno poteva migliorare la propria condizione sociale ed economica. Le cose sono cambiate nel 1948 sulla carta costituzionale, ma solo sulla carta, perché in effetti ancora oggi il concetto di casta è un concetto molto radicato nella società indiana. La maggioranza degli indiani, ho detto 1.100.000.000, io penso 800-900 milioni, sono ancora legati alle caste. Quindi una casta non opposa l'altra, una ragazza non opposa un'altra casta. Ma non si rivelano perché il padre, che è anche un indù, crede profondamente che nella sua vita anteriore ha avuto un karma negativo e adesso è giusto che lui faccia questa vita miserabile. Lui spera, dice, io adesso faccio il bene, mi sto paziente, tranquillo, subisco tutti i colpi e le ingiustizie, quando nascerò sarò anche io di quelli di casta. Capisce il meccanismo psicologico? Noi oggi quasi ridiamo di queste cose, ma insomma ci crede ancora moltissimi, mi pare che sono 150 milioni, mica tutti sono stati convertiti al cristianesimo.